sulla rotellina possiamo andare a scegliere se l'utente può inviare soltanto una risposta. In questo caso verrà richiesto l'accesso e quindi l'utente che va a compilare il modulo dovrà avere un account Google. Poi possiamo andare ad inserire un messaggio di conferma che verrà mostrato all'utente quando avrà inviato i dati. Possiamo scegliere se mostrare il link invia un'altra risposta e quindi permetterà all'utente di ricompilare subito cliccando sul link il modulo, oppure di modificare la sua risposta, quindi cliccando sul link modifica la risposta, potrà andare a rivedere le risposte date e le potrà modificare, oppure potrà visualizzare il link, visualizza un riepilogo delle risposte e cliccando su questo link vedrà il riepilogo di tutte le risposte date al modulo. Poi possiamo scegliere anche se mostrare all'utente una barra di avanzamento sotto al modulo per fare in modo che si renda conto, se ad esempio il modulo è lungo, in quale parte del modulo si trova, soprattutto se abbiamo strutturato il modulo con più sezioni, oppure possiamo scegliere di cambiare l'ordine delle domande. Se selezioniamo questa opzione, l'ordine delle domande all'interno della stessa sezione potrà essere modificato. Prima di vedere come inviare il modulo andiamo a vedere le ultime opzioni. Possiamo accedere a queste opzioni cliccando sui tre puntini, quindi su altro, e possiamo creare una copia di questo modulo, spostarlo in un'altra cartella, spostarlo nel cestino, stamparlo, quindi lo facciamo diventare cartaceo. Poi possiamo aggiungere collaboratori. Finora abbiamo creato il modulo da soli, ma possiamo condividere la creazione con altri collaboratori. Quindi se clicchiamo su questa voce, aggiungi collaboratori, possiamo, come per i documenti Google, andare a selezionare, possiamo andare ad invitare altre persone alla modifica di questo modulo. Ovviamente le persone che andiamo ad inserire, di cui andiamo ad inserire il nome o l'indirizzo email, dovranno avere un account Google e poter accedere a Drive. Ma potrei andare ad aggiungere all'interno di questo campo gli indirizzi email dei miei collaboratori e poi cliccare su invio.